L'ente organizzatore WISP di Novara, della 17ª edizione della Mezza Maratona di San Gaudenzio, è soddisfatissimo del risultato. 17 manifestazioni sono tante, una manifestazione ormai che si è radicata nel territorio ed è conosciuta ormai a livello nazionale. È manifestazione anche FIDAL ormai da 3 anni a livello nazionale ed ha raggiunto un consolidato numero di adesioni che quest'anno ha raggiunto i 1200, poco più dello scorso anno e sempre in crescita comunque praticamente dall'inizio. Quest'anno abbiamo cercato di abbinare alla manifestazione quindi podistica e, come dicevo, regolare FIDAL con una graduatoria nazionale, anche una serie di manifestazioni annesse per favorire l'attività sportiva a favore di altri soggetti. Quindi insieme alla manifestazione agonistica importante che ha visto i grandi atleti a livello internazionale, con la vittoria comunque di Ladawi che è un marocchino e quindi con altri soggetti nordafricani, abbiamo voluto avvicinare anche i giovani, quindi con una manifestazione non competitiva, quindi un giro attorno a Novara di 5 km e una ancora più piccolina, più corta, di un mini giro a favore dei ragazzi delle scuole che ha visto un'ulteriore adesione. L'ente di promozione sportiva WISP vuole agevolare ed avvicinare i ragazzi allo sport, quindi fermarsi solamente agli atleti non era utile, non era comunque sicuramente nel nostro obiettivo. Favorire i giovani ed ecco, quest'anno abbiamo cominciato con le scuole. L'Istituto Pier Lombardo ha agevolato tutto questo, ci sono state alcune centinaia di ragazzini, 250 più genitori, che vanno comunque dalla fascia prescolastica alle scuole medie, che hanno aderito a questo. Con un grande afflusso, siamo fortemente contenti di questo. Alla 17ª edizione, sta crescendo sempre più, sicuramente è un evento che quest'anno ci ha dato delle soddisfazioni veramente eccellenti, sotto il profilo atletico, sociale e quant'altro. Abbiamo avuto tantissimi consensi, siamo già, diciamolo subito, in avvio, in preparazione per l'anno prossimo, perché ci siamo accorti che bisogna fare proprio al termine dell'amministrazione, ricominciare per l'altro per arrivare a questi livelli che non sono eccelsi, però sono già a un buon livello. Che dire, niente, sono doppiamente soddisfatto, come dicevo prima, per il fatto che abbiamo e accontentato la parte, agonistica e abbiamo anche partecipato e contribuito a una realtà sociale importante, in quanto abbiamo devoluto il ricavato della corsa non competitiva alla scuola, al comprensorio scolastico Pier Lombardo. E dico doppiamente soddisfatto proprio perché alla fine si vede il lavoro, al di là di quello che poteva essere i ricavi, quant'altro che se ne parla, qui c'è stata veramente un'emozione forte, cioè proprio un ricavato interiore e che mi ha veramente riempito di gioia e che mi dà la forza, spero, di poter lavorare per la prossima 18ª edizione. Sì, siamo arrivati a questo aiuto concreto economico non indifferente, sapendo in quali condizioni versano le scuole, decisamente. Fa effetto, un assegno che abbiamo avuto, un assegno che ci è stato consegnato, che vedremo e assicuro che sarà speso nel modo migliore possibile per gli alunni dell'Istituto Comprensivo Pier Lombardo. Un esempio di bella sinergia, promozione dello sport, perché ci sappiamo che dobbiamo far fare sport ai nostri alunni e al tempo stesso, come si diceva una volta, mens sana in corpore sano. Una sinergia positiva alla quale insomma tutti hanno contribuito, a cominciare dalle maestre, gli insegnanti, pure il preside che si è peritato in una corsa senza vincere, ma comunque con tanti insegnanti, tanti bambini, tante nonne, tanti nonni, insomma è stata una bella festa della scuola, una bella festa della comunità scolastica. Ecco.